Pensate fuori dagli schemi, siete voi stessi, ma se va qualcosa di moda, andrà di moda per un anno, non fate tutto per moda. Non parlare per niente, nel mio blocco non duri 2 giorni, occhi aperti non è troppe scelte. Altro, la domanda sarebbe, ma che c'entra il professore di sociologia con quartieri criminali? Se tu non c'hai forza, non c'hai stimolo, la pancia inizia a far rumore e il cervello inizia a far gas. Tardo di poco, perché se no mi svegliavo alle 5 di pomeriggio. Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo tornati a Rozzano, perché Rozzano è un quartiere, un'area, una zona che ha destato tantissimo interesse. Ringraziamo intanto tutti i partecipanti, ma ringraziamo pure i spettatori, perché tra Facebook e YouTube il video ha collezionato quasi 5 milioni di visualizzazioni. L'abbiamo stracciato. Hai stracciato. Tu hai detto, ti faccio fare un milione, ti ricordi? Un milione, ti faccio fare. No, agenda, indica. Dai, non esagerare. Oh, abbiamo fatto solo su YouTube 1.400.000. Rozzano, con Area 51, vi sfidiamo al miglior quartiere. A scuola di quartiere, non a scuola di botte, a scuola di quartiere. Siamo a scuola di botte. E poi, oh, che aggiunta, ragazzi, ho portato un noto personaggio dell'internet, Omiadol, o anche Andrea, per la parte culturale, il professore. Eccolo. Cioè, non è che posso portare solo ignoranti, delinquenti, youtuber. Da Rozzano, noi oggi vi racconteremo un po' di storie, una bella passeggiata. E poi, oh, regà, è inutile che voi dico, ma sotto la torre di Rozzano che cosa si possono mettere tra le chiappe, dai? Non è difficile. Il palo. Io penso il palo, perché l'ombelisco non entra. Ciao Andrea, piacere. Mi sono svegliato veramente a cuore. Ma sì, sì. Ora qua. Tu fai. Ancora vai a dormire in genere? Alle 7. De mattina. E ti svegli alle. È il lavoro dello streamer. 2 di solito. Un po' all'una, a volte alle 2, però tendenzialmente stacco alle 3, 4. E ovviamente se stacco non è che mi addormento in un minuto. Tutti i giorni tu fai queste cose. Tranne sabato e domenica. Sempre. Più ci sei e più funziona. Ma questa è una maglietta. Venito Mussolini, no, dai, mi fate bannare. Ho detto, come fate bannare? Ma no, ma guarda, senza sveglia, io ho messo 8.000 sveglie per svegliarmi ovviamente molto prima, per essere presentabile, tutte cannate. Mi sveglio, oh, minchia, meno male che eri in ritardo di poco, perché se no mi svegliavo alle 5 di pomeriggio. Iniziamo bene. Dalla bicicletta rotta al monopattino. Rotto. Rotto. È tutto rotto qua. Non hai freni, Ma questo è il mood di Rozzano, tutto rotto? No, no, perché mi sono incazzato, no, ho fumato pure una canna, quindi l'ho presa pure a male. Ma quindi l'ho buttato giù. Ho fumato una canna, porco cane. E no, l'avevo presa male per quello. L'ho buttato per terra, ho detto a bestemmiare. Hai lavorato, mi hai detto, un periodo? Sì. Che hai fatto? Ho fatto i pali pubblicitari. Il? Pali pubblicitari. Ah, pensavo il palo, dico no. No, no, è tipo. No. Tu volevi andare a scuola e fare educatore. Sì. Invece? Invece ho lasciato la scuola. Bene, quindi. Beh, ottimo inizio, direi. Però perché hai lasciato la scuola? Perché uno costava tanto, costava 5.700. Scusa, che costa scuola? L'iscrizione, perché non avevo i documenti. Nulla, che devo fare la firma del padre di mio fratello maggiore, del divorzio. Però siccome sono ormai quanti anni? 10, 20?
più o meno che si sono lasciati, non ha più trovato il foglio, devo aspettare il 18 per farmi i documenti, mo. Cioè io fino ai 18 non ho... Stai senza documenti? Esatto. Ammazzo. Sono un po' barcone. Non c'è nessuno che fa, diciamo, da garante. No, ma nemmeno gli assistenti, che sai che ce ne siete di mezzo, ma nemmeno loro dicono che non si possono fare. Che cazzo li capisce? Scusa, gli assistenti per darti supporto, sì, sì, no, devono sapere chi sei, perciò possono garantire chi sei, no. E viene fuori un documento. Ma non la documento. Vabbè, ho lasciato la scuola e buona, poi mi sono messo a lavorare un po'. Ho fatto un paio di tatuaggi in più e buona. Quello che è successo è questo. Cioè, hai fatto questo qui e poi c'è un altro qua, però mi devo spogliare mo. Questo qua è un po'. L'abbiamo fatto in tre, l'abbiamo fatto. Io, Kemi e un altro ragazzo qua. Scusa, ma te senza documenti, quando ti fermano, che gli dici? Dico nome e cognome, ma una volta mi hanno pure cercato, non mi hanno trovato nella loro lista lì. Database. Ecco, dico, mi si chiama. E beh, e quindi poi una volta che ti trovano, che ti dicono niente, a posto, ciao. Gli spieghi un attimo la situazione. Sì. Però mi dicono, vedete fare i documenti, che se ti arrestano. Senti, progetti per il futuro? Boh. A differenza dei tuoi amici che magari cantano, tu che hai deciso che fa? Avere soldi. Capito? Avere soldi. Come? Come però? In qualsiasi modo. Sì, proprio tutto. Modi tutto, legali. Cioè. Sì, sì. Non proprio tutti. Non proprio tutti, no, diciamo, vabbè. Modi legali. Guardare con chi sta facendo. Un da professore e un analfabeto. Da una parte Jenny, tatuaggi, precedenti penali, anni di galera. Analfabeta, l'hai detto te, non mi sarebbe permesso. E dall'altra parte abbiamo... guardatelo. Direttamente dagli anni 80. Posso dire una cosa? Il prof. Che differenza c'è tra un professore e un ignorante? Nessuno risponde, tutti zitti. Ah no, che ne so, pensavo che era una fosse una massima. Professore, la vuoi dire tu, professore, o la dico io? Che differenza c'è tra un ignorante e un professore? Uno ha studiato, si è laureato e uno no. Un ignorante fa i fatti, un professore scrive. Nulla da dire professore. Il professore è il nostro. Per far capire, l'ignorante fa più pratica. Professore da strada. Professore. Professore, per farti capire, l'ignorante fa più pratica. Perché ovviamente non sa scrivere, sa leggere, fa la pratica. Professore ci insegna, ma la pratica alla fine dov'è? Ragazzi, una scazzottata fra voi due, facciamo altro che Sanremo, una tendenza che non hai idea. No, però ha ragione, nel senso che. Bisogna conoscere la realtà, bisogna camminare in mezzo alle persone, no, bisogna vedere i luoghi, ecco. No. Cioè insegnare a distanza e parlare di cose che non si conoscono, insomma, è facile. Bravo, è la stessa cosa come quando uno va a scuola e dice oh, io ho studiato. Io preferirei che uno ti chiede ma hai fatto colazione prima di venire a scuola? Lui dice no, ora ti vado a prendere una brioche non della macchinetta oppure chiami Bitello, fateci un po' di latte e biscotti al ragazzino qua. Che con la pancia piena ragiona meglio. Cioè, zio Gianni si preoccupa prima che le persone mangino. Sì, quella è la prima cosa. Se non mangi parli male. Giusto. Ma io come c'hai la pancia così parli. Se tu non c'hai forza, non c'hai stimolo, la pancia inizia a fare rumore e il cervello inizia a fare gas. Questa è vera filosofia di strada. La differenza è che poi noi nei libri, ragazzi, non fumate, troviamo anche il passato, troviamo le storie degli altri, troviamo le storie di chi ci ha preceduto e quindi è dalle così quali possiamo imparare. Esattamente, questo è il discorso. Posso fare una domanda? Dove stiamo andando? Intanto stiamo camminando, poi dove arriviamo non lo sappiamo mai. Il viaggio è l'importante. Allora c'è sempre dove andare. Però una domanda è se tu c'hai paura prima di andare, non saprai mai. Lui cosa c'è dall'altra paura parte. Poi ha visto tatuare. Vedi, professore, vedi? Questo è che l'ha insegnato sui libri di scuola. Dov'è l'Italia? Lui con Titino qua e qua. Però se ce lo dice a piedi, dov'è? Dove deve andare? Non c'è la cartina. Sei un bel ragazzo, ti sei fatto pure i baffi. Ti hai fatto quel pezzo rap, eh? Ma tu canti ancora? Certo. Che hai fatto? Pezzi nuovi? Sì. Vai, freestyle, vai. No, no. Ce li passi subito. Qualcuno ti ha riconosciuto. Dove sei, Nico? Mi fermavano prima. Una volta ci ha fermato la locale e ci ha detto ma voi siete quelli del video, sì, non fate casino. Hai visto però? Voi mette. Non parlare per niente, nel mio blocco non duri due giorni, occhi aperti non è troppe scelte. Passavo giornate di merda, contro il muro sbattevo la testa, giocavo a palla con chi c'era in piazza, voglio levarmi da tutta sta merda, ogni giorno un peso sulle spalle, siamo in 10 in un bilocale, mio fratello non sorride più da quando non vede sua madre, ma giamo dallo stesso piatto, dormiamo sullo stesso letto, qualche volta senza materasso, meno 10 non sento suo freddo, faccio gas sopra un Ferrari, voglio il culo ma sopra un Lambo, mio fratello che chiude affari, adesso in piazza ma non è contento, me le ricordo le notte al freddo quando stavo male, nessuno che c'era.
ogni cosa non andava bene, e se va bene nessuno ne parla. Non faccio sconti ai pezzi di merda, ora non ho niente manco la spesa. Ora mio fratello lì dentro è chiuso, facciamo video dietro una cella. Sì, sì, sì. Sono testi molto forti, no? Sì. Ma perché non canti un qualcosa d'allegro, per esempio? Dì. Perché io scrivo quello che provo, no? Cioè non è una roba, non è una roba programmata quando scrivi, non è che sul calendario scrivi domani alle 15:30 inizio un testo, no? Quindi quando mi viene da scrivere scrivo, e se scrivo scrivo quello che penso qua dentro, capito? E non ti capita mai di essere felice e devo scrivere qualcosa di felice? No, vabbè, qualche cosa c'è di felice, però per me essere felice è questo, nel senso mi accontento con poco, diciamo. Tu sei di Sartore, tu mi vuoi macambolare, mi vuoi... sbiare, comunque Omnitol ha fatto una domanda intelligente, perché l'altra volta abbiamo fatto Rozzano, ma più che altro abbiamo fatto Area 51, abbiamo raccontato storie inerenti e collegate ad essa. Oggi invece stiamo andando in giro proprio per Rozzano, andremo alle case popolari e via dicendo. Bravo, nel quartiere. Ciao caro, grande. La parliamo meglio. Grande. Perché fin quando non facciamo vedere la realtà dei quartieri, qua non capiamo dove siamo. Vabbè, ma che difficoltà c'è sto quartiere? Così. Ce ne sono tante. Sì. Cicalù. Tante. Sembra anche un bel quartiere passeggiando. Infatti. Ma guarda, Rozzano è la più bella, Rozzano e noi siamo i più belli. Perciò mettetevi bene iscritti. A Rozzano siamo i più belli. Nelle borgate al nord, comunque, i mezzi funzionano, diciamo, le strade sono più pulite. Vuoi un taxi? Fai così? Guarda, faccio così, arrivi il taxi, oppure ti arriva uno con la macchina e ti accompagna fino a casa, No, questa è una cosa, è vero. A Roma ce l'avete così? No. Allora, a Roma e anche al sud, nelle borgate, è guarda, più sporco per terra. Ti dico una cosa, guarda, Rozzano si distingue, ma si distingue, ma sai da che cosa? Siamo tutti uniti, ci sono stati tanti quartieri che ho visto da voi, che si conoscono tutti, e là è la cosa bella, quando in un quartiere ci conosciamo tutti e ci diamo una mano uno con l'altro. Però dove abitavo prima, in tutta la mia scala, io conoscevo a tutti, perché io il primo che vedevo, buongiorno, mi chiamo Gennaro, dove avevo il terzo piano, tu il settimo piano, e iniziavo a dare confidenza. Però andavo nell'altra scala, io facevo, ma scusi un attimo, ma sto cercando a Pasquale, abitavo sopra lui, non lo conoscevo nemmeno, da 12 anni lui e 20 anni lei. È vero. Qua c'è pure questo, che in un palazzo non si conoscono manco tutti gli inquilini. Ma tu adesso, no, ti occupi a 360 gradi di Area 51. Area 51, sì. È il tuo lavoro? No, ormai è diventato il mio lavoro, è un progetto che salvaguardare i giovani e dare una possibilità a tutti quelli là che escono da carcere, a tutti i detenuti e tutti quelli là che hanno passato momenti brutti nella loro vita, hanno sbagliato e vogliono rimediare. È un inserimento sociale. Quello che io chiedevo quando sono andato in carcere non l'ho avuto. Io sono uscito da carcere, non sapevo dove andare, non c'avevo più niente, ho iniziato a rubare un'altra volta. E facevo questo sempre, ogni volta che entravo, uscivo e rubavo, entravo, uscivo e spacciavo. Lui ha realizzato quello che lui voleva tutto, bravo. Ma quindi io, scusa, ho realizzato tutto quello che io non volevo della mia vita. Ma tu come campi però? Come cambia? Cioè, scusate, cioè, tanto a mangiare ce l'hai. Ma c'è qualcosa più del mangiare adesso? No, però scusa, come paghi da dormire? A dormire? Cioè a casa tua, l'affitto? Grazie a Dio, come fate voi qualcosina sui social, riesco a recuperarli pure io. Mi sono assicurato il posto letto. Guarda, io ho dormito 2 anni nella mia Area 51, te l'avevo spiegato, io ho dormito 2 anni, ma quando non c'avevo niente. Ringraziando Dio che ho conosciuto una ragazza, una mia compagna attualmente, Natalia, che lei ovviamente già c'ha la casa in affitto, però grazie a Dio lei pure lavora. L'uomo che già ha tutto, sai il tutto qual è nella vita? Sono tre, il mangiare, la casa e i valori. Se c'hai queste tre cose tu andrai avanti, perché se poi vuoi strafare, vuoi troppo, ti vuoi buffare, non avrai mai niente nella vita. Da mangiante manca, e poi che cavolo d'altro serve? Poi tanto a te ormai ti conoscono tutti, quindi... Essere uomo nella vita, che tutti hanno fiducia di te. Che tu c'hai la carta di credito e c'hai i soldi, in quel momento ti rispettano perché tu c'hai la carta di credito e i soldi. Ma se tu non c'hai manco una lira e ti rispettano per la persona che sei, certo, e ti danno tutto, ma a te così ti serve la carta di credito e i soldi in tasca, se tutti ti vogliono bene? Perché prima o poi tu che c'hai i soldi, la carta di credito, oppure sei qualche personaggio, prima o poi svaluti, inizi a perdere credibilità, perché tu non mi fai mangiare, io ti vengo dietro una volta, ovviamente se io, tu c'hai i soldi, ti vengo dietro per i soldi, se poi non trovi i soldi, cosa faccio?
ti mando a fanculo e me ne vado. Ma se io ti vengo dietro perché tu non hai soldi e mi piace stare insieme a te, tu, quello là, non si scollerà più da te. Cioè, secondo voi ora la musica è anche tanto social? Nel senso, sei un personaggio che spacca, dite che la musica arriva di più? O secondo voi basta solo le parole e le canzoni in generale? Secondo me solo la musica vuole tutto. Vale tutto la musica. Ti aiuta in tutto, nella vita. Ti fa staccare? Sì, ti fa staccare da tutto, dai pensieri. È uno sfogo tuo. Pure tu c'hai una storia difficile. No, io per fortuna sto bene. Mia mamma lavora operaia, pure mio padre, elettricista. Poi ho due fratelli, uno lavora a Londra, fa il cuoco. E uno è appena arrivato dalla Spagna. Ti piacerebbe andare a Londra? Sì. Cioè, io ho una passione che è il calcio, sto seguendo il mio sogno, faccio calcio. Sì, sì. Quindi ti alleni? Eh sì, lunedì, martedì, mercoledì e poi la partita. Settimana. Vi posso darvi un consiglio, ragazzi, non seguite, cioè se avete un esempio, cercate di prendere spunto ma non di copiare. Secondo me il trick è, pensate fuori dagli schemi, siete voi stessi, ma se va qualcosa di moda, andrà di moda per un anno, non fate tutto per moda. Prendete, avete le vostre idee, secondo me ci sta. Non so se ha senso il mio discorso. No, hai detto benissimo, perché ti faccio esempio, mo vanno le food challenge, tutti a fare le food challenge. Poi che fai? Ti appiattisci su quelli che fanno le food challenge. Adesso fanno tutti musica gangsta, tutti fanno musica, perché io ho detto prima a Nico, ho detto i testi sono i tuoi, sì, però attenzione ragazzi che va appiattite su una serie di testi che sono più o meno tutti uguali. Allora c'è chi c'ha più credibilità, chi ce l'ha meno, chi c'ha il manager che lo spinge, perché tu hai detto la musica è tutto, però purtroppo il mondo della musica è tantissimo social. C'è gente che è una pippa terribile eppure sta sempre in ascolto ovunque, c'è gente che è brava, ci mette l'anima da 30 anni a sta parte, magari che ha iniziato col rap nel 90 eppure sta sempre là. Vabbè, ma l'immagine è importante, essere personaggio purtroppo è parte fondamentale della riuscita poi. E com'è che oggi sei venuto? Boh, non lo so. Cioè tu sei il pezzo forte del video oggi, quindi sì, sì. Non vieni mai. Non sai neanche per quale motivo sei venuto qua, sei perfetto allora. Nella vita che fai sport, musica? Non faccio niente in giro. Vabbè, il migliore, sì, perché anch'io ero così. Cosa fai? Niente, ma anch'io, cosa hai voglia di fare? Boh, non lo so, ma io ero così, sono così. Lui è l'esempio buono per voi, ragazzi. Nel senso, adesso è diventato uno famoso, uno un sacco di soldi, però era partito tranquillo. Sì, sì. E perciò tu sei un sub di Omi e tu sei ritrovato qua per caso. Sì, sì, infatti ho detto. Non te lo saresti mai aspettato. Sono qua per beccare il Cicalone e Mattia Faraoni. Ecco Omi. È il trio che non ti aspetti. Certo. Ho detto, cosa ci fa Omi qua? Sono diventato un po', ma tutti? Uno di famiglia. Sì, quello che ti fa compagnia, quello che stai lì, ti metti là, a volte te lo guardi, magari a volte non ti dico che studi, però fai altro, stai al telefono, però sul computer, nella stanzettina o sul telefono, se stai così a cazzeggiare, in sottofondo siamo diventati. Per cui io, anch'io sono in primis che faccio così con gli altri, magari il Cicalone, mi metto la sua playlist per 4 ore di video, a volte dormo, a volte me lo guardo, però mi fa compagnia una voce nella stanza che io fa... qualche soldo, esatto, capito? Esatto. Andiamo tutti bene. Ti faccio un esempio stupido. Ciao ragazzi, ciao, piacere, Mattia. Noi abbiamo fatto un video qua, il primo. Lo sai qual era il commento sotto? Perché non avete chiamato Paghi? Allora, a me, io non manco risposte perché manco mi piace. Io non posso dire quello non è voluto di quello è voluto di quello non ha voluto di. Però se il pubblico dice, oh, ma perché non fate di qua persona? Io dico, ognuno è libero di venire o non ma lo vedi. Ma non dico manco Paghi, ma è rossanese. Esatto, ci manca... No, però faccio proprio... caratteristica. Cioè, io dico solo quello che poi il pubblico chiede. Siccome il pubblico è lo stesso che ascolta le canzoni, è lo stesso che fa guadagnare, è lo stesso che fa guadagnare a me, ma fa guadagnare pure Paghi. Ti spiego io perché. Praticamente Paghi ha creato il suo personaggio per non fare, cioè lui non ha mai rilasciato interviste, capito? Quindi lui, per lui è uscire in un... Lui è antisocial. Per uscire in un'intervista non è questione di soldi, di niente. Ma infatti non è un'intervista, è parlare del quartiere, neanche dei Paghi. Ma lui le interviste zero, cioè lui è proprio così, lui cioè, come persona, come personaggio che si è creato, capito? Che hai fatto sociologia. L'hanno bocciato. Cioè, il professore, sai che bello? Se ti ha bocciato il professore. Chi è il prof? Cioè io voglio sapere di più del prof, presentato come prof. Domanda introspettiva, momento psicologico. No, insegno sociologia urbana e sociologia del turismo. Mi occupo di processi culturali, di patrimonio culturale, del rapporto tra cultura urbana, cittadini, comunità, insomma immaginario collettivo. Mi piace anche vedere un po' i rapporti, il passato, la storia, il presente, insomma, ecco, mi occupo
di questo. E anche le comunità sono patrimonio anche. Certo, con le loro storie, le loro tradizioni, le loro usanze, il loro modo di vivere un determinato territorio. Questo fa la differenza. Ogni quartiere è diverso dall'altro anche per questo. Giusto, sono soddisfatto. No, più che altro la domanda sarebbe: ma che c'entra il professore di sociologia con quartieri criminali? Che c'entra? Perché Jenny è una persona e il professore è un'altra, come abbiamo detto all'inizio, no? Allora, il professore spesso ci illustra il contesto urbano dove ci troviamo, che magari il cittadino comune ignora sotto certi aspetti, invece il professore lo analizza su degli aspetti che sono particolari. Alla fine anche il prof, lui lo può sapere tramite la sua esperienza, i suoi studi, guardando anche il passato e tutto, però secondo me anche chi ci vive, secondo me... Io sono contento di fare queste passeggiate insieme a voi proprio per questo, perché è un'occasione incredibile per capire davvero un territorio, capire davvero un quartiere. Certo. Questo libro... e i numeri non te lo danno. Cioè una tu pensa che il prof dai libri, cioè capito, sociologia urbanistica, l'abbiamo portato a livello di Scampia. Cioè mi dire quando l'università, anche Oxford ti portano, capito? A... cioè pensa che la famosa è la ricerca sul campo, ecco, quella che dovremmo fare tutti. C'è meglio di quella. Conta Rozzano un attimo, prof. Ma insomma è uno spazio strano, devo dirvi, cioè, forse per capire Rozzano dovreste arrivare al mattino. Io sono arrivato dal centro di Milano con il tram, quindi vuol dire che non è lontanissima dal cuore di Milano. C'è questo tram 15, tu lo prendi dietro al Duomo, quindi il cuore proprio di Milano, la parte più antica, più ricca della città, e pian pianino arrivi a Rozzano. Il centro, le case un po' poi meno ricche, le prime case popolari, poi a un certo punto appare la nebbia, appare questa nebbia fitta e capisci che ti stai avvicinando a Rozzano. La nebbia è che comunque attorno ci sono ancora le campagne e erano territori agricoli con le risaie, con il naviglio, anche se non si vede, cioè questo è l'aspetto un po' straniante, cioè qui siamo in un contesto urbano abbastanza denso con tantissime case popolari, ma attorno a noi, anche se non si vede, vi assicuro, c'è il parco agricolo sud di Milano, un'area importante che da qualche anno, tra l'altro, anche il comune come area metropolitana, comune di Milano, tutti i comuni attorno a Milano stanno cercando di valorizzare. C'è una nuova attenzione verso il verde, una nuova attenzione verso il mondo rurale, e questo è tutto un patrimonio che in realtà potrebbe essere valorizzato, ma come vedete qua attorno è totalmente invisibile. Però queste sono un po', cioè, l'identità nascosta di Rozzano. Cioè voi pensate che alla fine degli anni 50 Rozzano aveva 3.000 abitanti, 20 anni dopo ne aveva più di 30.000, cioè una crescita esponenziale dovuta a tutto quello che vediamo attorno. Questo progetto di urbanizzazione rapidissimo per dare casa essenzialmente agli immigrati che arrivavano a Milano, quindi lavoratori a quell'epoca del sud che avevano bisogno di case, Milano doveva crescere e attorno a Milano sono cominciati ad apparire questi quartieri, ahimè, dormitorio, pensati con una logica da dormitorio, quindi anche case in qualche modo ordinate, cioè non necessariamente brutte, però molto dense, molto fitte e purtroppo con una logica anche speculativa, per cui poco spazio per i servizi, poco spazio per le aree culturali, poco spazio per le aree ricreative. Gli anni 60, questo dà proprio la crescita pazzesca degli anni 60. Poi ovviamente il territorio ha cambiato le sue dinamiche, quei giovani sono invecchiati, è diventato un quartiere di anziani, fino a quando è arrivata la seconda grande ondata migratoria, che è quello che poi vediamo noi oggi, quindi cittadini tendenzialmente provenienti dal Nord Africa, e adesso i loro figli, questa comunità di quindicenni, diciassettenni, che costituisce la nuova anima del quartiere. Per cui siamo vicini, tutto sommato, a Milano. Non è un ambiente così diverso da tante altre zone di Milano. Sì, c'è degrado, ci sono case che avrebbero bisogno, case popolari che avrebbero bisogno di qualche intervento di manutenzione, però vedete, non è un brutto quartiere. Cioè, questo rende complicato spesso parlare di periferia, cioè fare capire che cos'è una periferia, perché ci muoviamo attorno. Qui c'è un bel giardino, c'è gente che gioca, il supermercato, delle opere d'arte, di arredo urbano nel giardino, cioè è uno spazio in qualche maniera normale. I problemi ci sono, ma non sono visibili, e sono quelli
che invece affronta zio Jenny con, certo, con Area 51. Prima esperienza di Omi e del suo sub, no? Perché il sub tuo... Ma è di Rozzano. E lui è di Rozzano. Io sono di Rozzano. Ma che impressione ti ha fatto a te venire qua e vedere questo quartiere? Sembra, posso dire che visto esteticamente è un quartiere anche, soprattutto prima, molto meglio di alcune zone di Milano Centro. E qua? Sì, sì. Poi sto parcheggio è un po' esagerato. Sì. Però sì, si vede, cioè, da quello che abbiamo visto prima, da dove siamo passati, che era forse un po' più Rozzano storica, centro, così, era più figa. Qua perché... inizia a vedere un po' stile boom, boom, casone, 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 un po' tutte incolonnate. Ti posso spiegare perché il parcheggio è così grande? C'è la scuola lì elementare dove fanno tutte le lezioni, quindi è pieno il parcheggio. Poi ci sta anche il mercato comunale qua, quindi il mercato comunale qua lo fanno. Però guarda qua, iniziano le colate di quindi il mercato comunale svolgendosi qui hanno bisogno di uno spazio maggiore, diciamo. Mi fa piacere essere qua nell'intervista di Rozzano. Ma esperienze criminali? No, diciamo mi astengo da queste esperienze criminali. Scusa, ma c'è Omnidon è venuto qua per rubarmi la domanda mia? Non deve mettermi così. Sta adattando al format. In realtà non ti abbiamo detto, Matti, ma noi ti stiamo sostituendo con Omnidon. Posso raccontare una mia esperienza criminale? Ah, ecco, infatti, caro Omnidol, hai precedenti penali? Nessuno. Però ci sono state due occasioni in cui... Una ve l'ho raccontata, che è un'occasione a caso dove nella mia scuola mi sono ritrovato a lanciare dei petardi e sfortunatamente uno di questi ha incendiato tutto il giardino della scuola. È andata così, ma non lo volevo fare apposta. E la seconda, che forse è un pelo più grave, ma secondo me è una cagata gigantesca, ma la dico. Da piccolino ero molto amante delle carte Yu-Gi-Oh! E però ovviamente i miei non è che mi davano i soldi per comprare, poi 5 euro costavano anche 20 anni fa. Io facevo il basista per mio cugino che andava a prendere questi box, ma avevo 11 anni, io mi mettevo a parlare con l'edicolante, dicevo sono interessato alle figurine Panini, me le faccia vedere. E subentrava mio cugino due o tre volte d'estate, così. Finita là, non credo, dai, credo che possa andare in prescrizione questa cosa. Diciamo che è stato cancellato come reato, sì, dai. Sì. Allora, innanzitutto Cicalone mi ha parlato benissimo di te. Punto primo. E sicuramente hai tutta la mia stima e anche quella di Simone per il tuo percorso lavorativo tramite social. Beh, non è iniziato ovviamente in modo lavorativo, è iniziato 11 anni fa con uno dei primi youtubers, così, e ovviamente nessuno ti dava credito, come magari all'inizio con il rap, che fa, capito, era una cosa un po' strana perché non faceva nessuno. E poi piano piano, dopo 2-3-4 anni che continuavi a fare... Io saluto, che continuavo a fare questi video, dopo un po' la gente mi ha dato credibilità. Come, ma forse anche te, magari con Scuola di Botte c'era qualche... Cioè, iniziai a fare i primi passi, però poi piano... Cioè, solo con la tua costanza sei riuscito, certo, magari a emergere. È la prima cosa. Poi, tra l'altro, aspetta, c'è da dire... Io lo sai come lo definisco, Omnidol? Il Pippo Baudo dei social. Ma Pippo Baudo... Perché ha lanciato tutti lui. Te lo ricordi? Vabbè, poi è giovane, Pippo... del 93, sì, ho 28 anni. Voi perché non vi ricordate Pippo Baudo? Ogni volta usciva fuori qualcuno, un personaggio... Quello l'ho inventato io. Tanti famosi sono passati per lui, giusto, no? Potremmo, sì, citare, sì, mille nomi, però tante persone veramente conosciute, anche che hanno fatto un sacco di cose e che continuano a farle, si sono sempre appoggiate a lui, perché giustamente... Ma io noto, cioè, se una persona è brava la noto, poi ovviamente nei suoi meriti... E certo, poi se poi quello non è capace, non è che se, se perde, dice esatto. E beh, quindi tu hai iniziato con YouTube? Ho iniziato con YouTube facendo Call of Duty. Ah, quindi come gamer? Sì, sì, poi mi sono un po' rotto perché fase adolescenziale, dicevo non voglio più fare quello che sta la play a giocare, ho iniziato a fare le interviste così, prank... Candid camera, sì, poi mi sono rotto. Mi sono rotto pure di quello. Però tu quando hai iniziato a vedere che riuscivi, cioè a vedere le visualizzazioni che aumentavano, la strada è giusta. Ma sì, ma io guadagnavo 200 euro al mese. Ah, non tanto, non allora, tanto. Okay. Però quando iniziavano ad arrivare le prime fiere, capito? Quando, cioè, tu è normale che per strada, magari anche a voi, ovviamente ora tanto, però magari all'inizio, una volta a settimana c'era quello che diceva: oh, bella, come stai? Ah, certo. Però poi quando vai in un raduno, magari in un posto preciso, quando ho visto che c'erano 200-300 persone che stavano lì, dicevo: oh,
attenzione, sta succedendo qualcosa. Sì, sì. E poi quando ho visto che comunque dicendo giochi a quel gioco, ti diamo tot euro per giocarci, dicevo, ma lo sai che forse mi posso pagare l'affitto e non fare. Ok, allora quando hai fatto lo switch nel nuovo format, al sito Viola. È più pericoloso dire quella parola lì che far vedere. Sì, gente che semina, Truzzano, capito? Sì, sì. Come si esplica? Cioè, tu fai delle dirette tutti i giorni in cui stai tu là che parli, che vedi la televisione, che giochi in videogioco. Sì, è diventato ormai uno di famiglia, esatto. Compagnia. E quindi la gente, cioè tu, i soldi, cioè il tuo guadagno, come avviene direttamente in senso pratico? Sia dalla gente che dice voglia avere dei vantaggi per cui si abbona perché gli piace, come gli... oppure dalla pubblicità. Dire, cioè uno si abbona per quale finalità, vai? Allora, oltre per i vantaggi che stava spiegando prima Omiatol, per supportare il creator alla fine, secondo me è un modo per supportarlo. Perché anche per tantissimi è gratis. Guarda, seguo sempre Omiatol, allora gli faccio la sub, almeno posso scrivere in chat. Ossessionato dalle pubblicità che ci sono. Sì, ogni tanto. Di dove siete? Sì, Davoli dove? Per questo. Abbiamo fatto il video a Secondigliano. Siamo nati là. E mo vivi qua. Sono andato proprio dove abita il padre. 5 anni che vivi qua. E come ti trovi qua rispetto a giù? È una vita diversa, più tranquilla, capito? Sei più tranquillo qua che giù? Che le cagge passate, sì, cioè ho vissuto una realtà diversa dalla realtà di qui, cioè è tutta un'altra cosa. Cioè Catera sì, cioè tengo più sicurezza, non per discriminare la mia città, ovviamente sempre dalle caratteristiche che uno frequento, delle cose, capito? Sono cresciuto in un quartiere in cui ho avuto tanti problemi, compagnie, cioè tante cose. Quanti anni c'hai? 24 anni. Sei giovane, pensavo che eri più grande. Sì, vabbè, non è un'offesa, mica un'offesa, non è che sei una donna. È la barba che inganna, classico. E beh, ti manca ogni tanto, ti manca la città tua. Ma scengo, a Napoli, settimana prossima. Ogni tanto vado, c'è la mia famiglia. Infatti dico, scusa, Ruzzano, con questo accento, stava a parlare del quartiere, dico, c'è qualcosa che non mi riguarda. In realtà, ma Milano proprio, cioè, è una cosa caratteristica, diciamo, capito, a livello di città. Cioè Napoli per me è un'altra realtà proprio. Però posso dire una cosa, noi siamo stati a Scampia, alle Vele, siamo stati a Secondigliano, a Forcella, però delle storie che abbiamo trovato qua, cioè per esempio i ragazzi minorenni di casa e famiglia, oggi non lo trovate manco giù. No, qua ci stanno molte cose che rappresentano anche Napoli, cioè la maggior parte qua siamo tutti del sud, cioè dove ti giri, ogni famiglia è del sud. Chi è di Napoli, chi è da Sicilia, chi è da... Sì, però te stai conservando di più, vedi, il dialetto. Infatti l'ho sentito, dico... Non lo togli più quel dialetto. Io sono nato, sono cresciuto a Napoli, qua sono da 4-5 anni, cioè non è che sono sempre, capito? Ogni tanto mi tocca parlare italiano perché molti di loro non capiscono. Infatti dico, ma allora te lo stavo per chiedere, ma loro ti capiscono quando parli? Sì, la maggior parte delle persone, sì, degli amici. Stando con me tutti i giorni, capito? Poi... E il fatto che sei di Napoli, quindi del sud, c'è mai avuto contrasti col fatto qua al nord, no? Siamo tutti esseri umani, siamo tutti quanti qua. Certo, cioè, non ci sta niente diverso, fra. C'è sta mentalità, c'è sta un modo di vivere, come cresci, come, capito? Come l'esempio. A me ad esempio sono cresciuto qua di mentalità rispetto qua. Qua stai proprio nella bontà, capito? Cioè... E tu venendo qua hai cambiato vita? Ho cambiato vita, tanto mi ha cambiato, cioè sono cambiato proprio pure di carattere, perché prima avevo altri modi, capito? Cioè mamma ci tranquillizzata. Quindi sei venuto qua per questo, proprio perché c'hai bisogno del pacco. Ho sempre viaggiato io. Cioè, a 15 anni sono andato via di casa, cioè, ho girato un po' per l'Italia con i miei zii, con la mia famiglia per lavoro e mi sono trovato qua, io ho altri miei cugini che vivono qua. Infatti la domanda mia era perché proprio qua, perché ci c'erano dei parenti? Sì, c'ho i miei cugini qua, i genitori dei miei cugini stanno 20 anni qua la maggior parte, quindi... E all'inizio passata il calore di Napoli, secondo gli anni qua come te stavi male? All'inizio? È una realtà, no, all'inizio no, perché è un'abitudine, si sta buoni che persone, che mentalità, come ti trattano, come ti, capito? Qua mi sembra di stare tipo a Napoli, perché è un quartiere che ci stanno tanti problemi, tanti ragazzi con le sofferenze come me, capito? Però ti ripeto, è una realtà, fra. Cioè stiamo bene. E chi è che la deve raccontare? Noi? È ovvio. Se non la raccontiamo noi, mica la possono raccontare loro. Tu sei stato uno dei primi a portare pure le IRL in Italia, no? Che andavi sì, in giro. Che so?
praticamente andava in giro col telefono e faceva queste live dove viveva proprio il real life. Sì, le strade italiane. Perché poi più che altro non le facevo a Milano, le facevo sempre in giro, anche raccoglieva a Roma. Donazioni anche per andare dentro. Sì, nelle case abbandonate, andavo, in possessi, abbiamo fatto. Poi sono andato. Cosa più divertente, sono andato a Salerno, dove i ragazzi di Salerno hanno visto che ero lì, però erano tutti allo stadio, quindi tutta la curva è venuta dopo la partita a vedermi e a dire lo tito pezzo di merda. Senti, però è figata, invece se andavamo a Scampia Live. Io volevo andare a Scampia Live, però ovviamente serve, cioè non è che possa andare io da solo, serve qualcuno. E noi che ci stiamo a fare? Ce lo dici? Namo, sì, sì. Ma organizziamo pure altre zone, voi. Organizziamo la sta cosa, è figa però, sì, cioè, sì. Tu vai live e dici oddio mo che sa che succede, è la cosa figa, che poi magari non deve durare per forza 6 ore, può durare anche un'oretta e mezzo, due, però fai tipo specie di reportage ed è, poi sono sempre in ritardo. Oh, grande, ciao raga, ciao. Ciao. Sai, lui c'ha un vantaggio secondo me, che si è potuto staccare da qualsiasi format, cioè lui può fare quello che vuole. Sì, ovvio, se porto gli scacchi non è che vabbè, però c'hai comunque la possibilità di stasera chiacchieriamo, stasera gioco, stasera sì, sì. Faccio un po' di oggi gaming, mi faccio le pippe, domani porto la figa di turno, sì. Capito che non è facile, perché devi creare poi un personaggio forte, capito, che sì, la gente segue, che si affeziona. Cicalone, cioè, non ha paura dei criminali, ha paura della musica, sì, reggaeton, sì, e del canale Viola. Cioè, a me capito, posso litigare tutti, no, te non rompe, però se mi metti la musica sotto alla fine. Zio Jenny si è addobbato, ha rotto pure tutto. Stavi a valutare se portatela questa. Ma io avevo messo quell'altro, ho cambiato molto. Subito, ragazzi, Carlo Di Blasi. Ah, mi scappello davanti mio a manager e organizzatore dell'evento del 2 aprile Super Fights Roma all'Atlantico, dove combatterò nel main event. Certo. Amici sportivi, buonasera, le immagini ci giungono da Rozzano ed è con grande piacere che in diretta per voi vi annunciamo il grande match, ma soprattutto il grande seguito che dal Manzanare al Reno, cioè dal nord al sud, Mattia Faraoni ha. E fra poco gli dirò in esclusiva la vera grande notizia che voi saprete fra qualche giorno, ma tempo al tempo ci vediamo a Roma 2 di aprile. Sayonara. Sì, me la suono, me la canto, sì. Come Otto e Barnelli, tutto stiamo parlando del pioniere a livello organizzativo, a livello di telecronaca, a parte la modestia, però è vero. Cioè, e poi io ero ragazzino, sono venuto a Milano, sono venuto a comprare i biglietti da te, era il 93, mamma mia. Combatteva Decker al Palatrussardi. 94, bravo, scusa, prima 94, non si sbaglia, novembre 94. Stavo a pensare, perché stavo a fare il militare in quel Decker momento. Pennacchio, match storico. Ancora oggi tutti dicono: no, Decker Gibli. Ah, allora prima. Aprile del 94. Ok. Decker Gibli. Vinto da Decker, KO secondo round. Allora, professor, quando uno parla di Rozzano, parla di sta torre. La Torre Telecom. Torre Telecom. Io devo dire, sono un appassionato di queste architetture così ipermoderne che rompono con il territorio. Questa in qualche modo è il monumento di Rozzano, è il patrimonio culturale di Rozzano, è il segno identitario che per Rozzano ha un significato importante, cioè l'inclusione di questo nuovo quartiere nei meccanismi della modernità. Questa è la torre di Telecom, delle telecomunicazioni, cioè da qui partono e arrivano segnali che collegano Rozzano al mondo ed è una nuova guglia, cioè l'equivalente per Rozzano di quello che per Milano è, non so, la guglia del Duomo con la Madonnina o adesso le nuove torri del quartiere super chic di City Life o la torre Unicredit di Piazza Gaolenti, cioè la modernità che marca e segna il territorio. Quindi per una comunità come questa, che ha un rapporto molto labile col passato, con la storia, che come abbiamo detto è nata in qualche modo da poco, è nata da zero, è veramente importante. Io ho letto un'intervista, questo penso che possa essere interessante, un'intervista di Fedez, poi so, i grandi cantanti, i super VIP, poi quando fanno le interviste, insomma, non è detto che quello che dicono poi alla fine sia sempre vero, però era molto interessante. Come sapete, Fedez per un certo periodo ha vissuto a Rozzano e si considera ancora legato a Rozzano, dice che ha fatto anche degli interventi sociali, sta curando degli interventi sociali sul quartiere.
Fatto sta che appunto qualche anno fa in questa intervista raccontava il suo arrivo a City Life, cioè ha comprato questo bellissimo attico City Life, palazzo disegnato dalla grande architetta Zaha Hadid. Dice: la prima notte in questo appartamento ancora vuoto, senza mobili, va sul balcone e da lontano vede la torre di Rozzano. Dice: lì mi sono commosso. Però perché si è commosso? Cioè, perché era arrivato? Cioè, era il segno di una persona di origini, come dire, umili, che finalmente ce l'aveva fatta e dalla periferia è arrivata al centro. Dalla torre di Rozzano era arrivato nel quartiere delle nuove torri di Milano. Per cui, alla fine, certo, c'era l'orgoglio di chi poteva guardare da pari a pari la torre che rappresentava per lui il passato, una giovinezza magari non particolarmente felice, qualcosa che voleva dimenticare. Però è triste questo, cioè, perché questo in qualche modo per molti è un simbolo da dimenticare, cioè qualche cosa da cui tu vuoi marcare la distanza. Quindi un monumento, però un monumento che segna nel bene e nel male le varie identità del quartiere. Quindi quando sei qua, il monumento, il segno identitario, ciò che indica l'inclusione della modernità, però è anche il segno di quello da cui tu ti vuoi allontanare, lo spazio che vuoi abbandonare, ed è questo che crea, secondo me, periferia. Sì, da certo. Quanto è che stai a fare i bravi ragazzi? Da 2 anni, 3 annetti, dai. Però in passato vi è capitato magari qualcosa di difficile? Magari, sì. Sì? Sì, senz'altro. No, noi in realtà siamo di un'altra zona. Che zona? Siamo di Piazza Le Cuoco. Vicino Corvetto. Ah, vicino Corvetto. E com'è state qua? Stiamo facendo un giro. Sì? Sì, non abbiamo niente da fare. Da Corvetto venite fino a Rozzano? Sì. E sì. Non c'è, tra virgolette, rivalità, no? Cioè, no, potete venire qui tranquillamente. Sì, certo, anzi, quelli di Rozzano mi stanno pure in simpatia. Ma c'è degli amici? No, andiamo d'accordo. Col cane feroce, col passamontagna, no, è bello. E che impressione vi siete fatti voi adesso nel tempo di Rozzano? Perché Rozzano poi... Alla fine, come Rozzano... musicalmente ascoltiamo alcuni artisti di qua, anche io e lui scriviamo testi. Sì? Musica. Fate musica pure voi? Sì, ma non siamo ancora usciti, stiamo scrivendo testi. Sì, ci basiamo. Ci piace Pachi? Ci mettiamo a scrivere. Pachi, ci piace lo stile di Pachi, perché comunque la sua musica ci sta. È vero. È un artista che ascoltiamo molto. Parla di strada e ci piace, capito? Ma sta cosa di parlare di strada, no? Adesso ne parlavo pure con altri ragazzi prima, Area 51. Non rischiate che vi omologate tutti alla stessa cosa, però? No, perché ci sono certi che parlano di strada ma non la vivono, e alcuni che parlano di strada e la vivono davvero. Però, cioè, non si riesce ancora a capire chi parla di strada e dice la verità. Non ha... Ormai dicono tutte le stesse cose. È per quello che vi sto dicendo, cioè, anche chi è veramente di strada rischia un pochettino di appiattirsi anche con quelli... Sì. No, ma ormai qualsiasi artista che esce parla di strada, perché tutti copiano stile Francia, vogliono fare strada. Non tutti la fanno, ovviamente, come ha detto mio amico. La fanno in pochi, e quelli che la fanno veramente non lo fanno per fare i fighi, ma perché c'è un obiettivo nella vita, magari per mangiare. C'è una famiglia che la serve, non portare da mangiare alla famiglia. C'è magari dei fratelli, delle sorelle da mantenere, per quello. Ma voi studiate, lavorate, che cosa fate? Sì, io vado a scuola. Vai a scuola? Quanti anni c'hai? Io ho 17 anni. Ah, beh, siete piccoli ancora. Sì, anche io ho 17 anni, ma ho smesso di andare a scuola quando ne avevo 13. A che cosa aspirate? Fa musica? No, io sincero quest'anno lascio la scuola, volevo soltanto fare terzo superiore, così andare un po' avanti. Con lo studio? Sì, anche giusto per avere un diploma, avere anche un lavoro regolare, magari da grande, perché delinquere ci stavo bene, però... Si impara. Cioè, sono altri metodi. Delinquere. Sono altri metodi. Può andare anche a lavorare regolarmente. Tu esci dalla strada, non sei più costretto a fare le cazzate. Capito? Questo è l'obiettivo a cui devi arrivare. Come lo fanno anche magari gli artisti, che magari anche adesso si trovano nella merda, continuano a fare le loro cose, però loro vogliono uscire dalla strada, capito? E lo fanno musicalmente. In un modo o nell'altro, non come ci tutti, si prova comunque. Cioè, sì, sono andato a lavorare. Più o meno, dai, facevo qualcosina. L'idea di fare un po' di cose in strada attrae sempre un po' tutti all'inizio. Sì, attrae, ma pure... Poi te ne accorgi però sì, che sì, magari... Ma pure ci si perde proprio nel farlo, e lo fai anche comunque per bisogno. Comunque
è proprio per il bisogno che lo fai, non per qualcos'altro. Alcuni lo fanno adesso per attirare l'attenzione e non va bene questa cosa, non mi sembra corretto. Perché tu poi dici distinguiamo quelli che lo fanno perché hanno necessità e quelli che invece lo fanno perché magari sono pieni di soldi però vogliono attirare attenzione, vogliono far vedere che loro sono gangster, vogliono far vedere che loro sono gente di strada. La gente così non dura neanche un giorno in mezzo alla strada, ti dico la verità.